Bueno, proviamo primero en italiano, un poco piccolo. Sí, la verdad que la partida de Livorno era muy importante para la squadra, pero no vitale tampoco. Al final, noi iniziamo la temporada molto bene, pero piano piano la squadra iba lavorando bene y los resultados iban, como se dice, iban a arrivar pronto. Come mai nel primo tempo non siete riusciti magari a fare il vostro gioco, come spesso capita anche fuori casa, magari nel senso palla, abbiamo lasciato forse un po' troppo campo a Livorno? La partita fuori di casa sono molto difficili. Il Livorno è una squadra importante e come si dice, non facilita la possibilità di giocare bello il nostro gioco, la possibilità di fare il nostro gioco. Non era facile, è una grande squadra il Livorno. Ecco, poi secondo te, però, sono andati meglio. Sì, piano piano, quando avanza la partita, la squadra in il campo si va incontrando meglio. Los espacios aparecen y el ritmo, se dice, el ritmo de la partida, al final no había mucha complicación para noi. Allora, tornando un attimo indietro qualche partita fa, quando avevi iniziato male, diciamo, la stagione, cosa hai pensato? Che il mister ti avrebbe messo fuori? No, al final tutto inizio, non solo per me, sino tutto il giocatore, quando arriva in un paese nuovo, tiene un'adattazione. Per me, come si dice, no. Sì, no, non ho preoccupato perché era dentro dello normale. Non sempre, no, uno sta contento quando fa una partita, quando non una bella partita, no è contento e va a casa e analizza la partita mia. Però no, non preoccupati, il mister mi ha dato molto confianza e bueno, piano piano tutto va migliorando e seguirà così. E ora tu stesso, cosa hai notato di diverso? In te cosa hai cambiato rispetto a qualche giornata fa? No, nada, niente. Niente, al final la confianza in me mismo è uguale. Analizzo mejor il calcio italiano, no? Es un piccolo diferente al calcio spagnolo. Entonces, partita a partita, io analizzo il calcio e piano piano voy aprendendo. Cosa c'è di diverso? Cosa hai trovato di diverso? Penso che il calcio italiano es più fisico che l'espagnolo. El español posiblemente es más táctico, más es un più diferente. Entonces, todo necesita una adaptación. Gli attaccanti di qua entrano più in difficoltà di quelli della Spagna. Di essere più duro. Sì, es più duro, più más agresivo. Capito? En la España no, el atacante de España no piensa tanto físico, tanto choque, no, sino más velocidad, más el juego con la pala. Aquí es un più diferente. Sí, yo volevo chiederti, ora ci sono state realizzate tre vittorie consecutive, quindi la squadra è lanciata, ma diciamo dopo le prime due partite che non erano bene, volevo chiederti che cosa avevi pensato a livello di squadra, e invece adesso che ci sono state tre vittorie consecutive, che cosa pensi adesso, insomma, anche se ci sono ancora più di 35 partite, se non sbaglio, 36, non so. La squadra non pensa
dopo dell'anziano. La squadra pensa nell'anziano e in fare una bella partita e dopo proviamo después. Però allora no, la squadra non pensa in 30 partite dopo, pensa unicamente nell'anziano. Sì, questo è. Sei stato l'acquisto più costoso per lo Spezia nell'ultimo mercato, insomma, ma perdi il peso di una responsabilità in più in questo senso? Ripete, capito? Il tuo acquisto dal Teganes è stato la spesa più alta per lo Spezia, è una responsabilità in più. No, la mia responsabilità è arrivare alla Spezia e elaborarlo bene. Io non penso in sì, io costoso per la Spezia del Leganés. Io solo penso in elaborare bene tutti i giorni, tutti gli allenamenti e fare una buona partita il sabato o la domenica. Quando io lavoravo in Osasuna, la primavera dell'Osasuna, una partita in prima divisione, in Serie A, con la prima squadra, giocavamo contro il Barcellona. Al Barcellona di Messi, di Iniesta, no, nessun giocatore come in esa squadra, penso. Bueno, io penso che, igual che nel calcio, la unità è molto importante. La unità è molto importante per tutto, per il calcio, per la famiglia, anche per un paese también. Sì, è possibile. Terzi è un giocatore con molta esperienza, tutta la partita parlando con me, al finale è una come si dice, una gran aiuta. Aiuta? Sì, più aiuta. Per non solo Terzi, io ho giocato con Piccolo, uguale. Tutta la squadra è una grande famiglia, tutto giocatore che arriva sin parlare italiano in una settimana si sente uno più della squadra. Ecco, sì, tu quando ha segnato, ha chiamato tutta la panchina, tutti i giocatori, quando c'è stato il gol d'Italia alla fine tutti sono corsi sotto la curva, c'è proprio questa unione, hai trovato un gruppo veramente importante qua, un gruppo unito. Sì, al finale l'esito di una squadra è la unità di tutto il giocatore. Se una squadra non sta unita, per più forte che sia un giocatore o tutti i giocatori, se non sta unita non facciamo un esito. Per quanto riguarda un giudizio tanto da difesa, un giudizio sugli attaccanti, sui nostri attaccanti, diciamo se tu fossi una squadra che ci gioca contro, chi ti farebbe più paura dei nostri attaccanti? Non ho capito bene. Se tu giocassi contro lo Spezia, sì. Che attaccante nostro ti farebbe più paura? Tutto noi attaccanti, anche differente, però tutto sono come si dice, bravo giocatore. Nenè, Calaiò, anche Karim, che non ha giocato tanto come Calaiò, Nenè. È una squadra molto equilibrata, tutto tiene
un sentido, tutto suma su, come si dice in Spagna, si dice un su granito d'arena per unire un castillo, capito? O sea, tutto è importante.